quel centro per me assomigliava a un campo di concentramento. Non hai un diritto umano. Senti, sembri tu già ripiegato sulla terra per fare quel lavoro disumano. Qui a Nardò sta succedendo che noi, come diritti a sud, stiamo dando seguito ad un lavoro che è partito dal 2009. Qualche settimana fa il comune di Nardò ci ha affidato la gestione diretta della masseria Boncuri, che è un luogo simbolo, il luogo in cui nel 2011 è nato il primo sciopero bracciantile continentale fatto da persone straniere in un altro stato. Soprattutto la volontà e l'ambizione è quello di renderlo un posto aperto, un posto accessibile a chiunque. L'anno scorso, Taranto, città dei due mari, in cima allo Ionio. Il cammino a 312 è il cammino più alto d'Europa. Leggenda non si può sapere. In mare, poter vedere tutto quello che incontriamo giornalmente, no? Perché questi luoghi sono stati abitati? Perché sono i luoghi della vera bellezza. Dove c'è bellezza c'è civiltà, civiltà che va avanti, civiltà che lascia il segno. Tasta, che è un altro familiare, la mafia ci ha tolto una famiglia, l'antimafia ce ne ha regalata una molto più grande. Il cambiamento parte dal basso, ma non è sufficiente, deve partire da dentro, perché tante manifestazioni si fanno, eventi, cortei, ma a volte tutto finisce lì. Ci si è trovati anche bene insieme, eravamo d'accordo su quegli obiettivi e sui contenuti, ma se non c'è un cambiamento viscerale qui dentro. Senza pensare che forse noi avevamo il capitale più grande dalle parti nostre, ed era il capitale umano. Diciamo, il primo passo l'ho fatto con la lettura di un libro scritto da un ostetrico, da un ginecologo, meglio dire, che è Michel Audin. Però la cosa bella è di come la vita tenga al suolo, infatti. È un percorso e si modificherà chissà quante volte ancora. E chissà quante cose dobbiamo imparare, dobbiamo cambiare. Finché c'è vita. Finché c'è vita, no?